Allora. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Dovevo essere a yoga a quest'ora, ma è mezzogiorno, me la sono presa con molto più calma, avevo, come sapete, un po' di sonno arretrato. È domenica per tutti. Adesso stiamo andando appunto sempre all'Andaro Festival, quel che l'è. Per fare una giornatina, io nel dubbio mi sono portato dietro il computer, che non so se mi chiedono già delle clip del lavoro di ieri o magari mi metto a editare il vlog di ieri, insomma tutte cose. Non ho beccato la mia ex fortunatamente e basta ragazzi, ci vediamo. Il pienone, come potete vedere, non ci si riesce a muovere. Si preparano, la gente... Guardate il bicchiere raga, salta la fila. Una Gardaland di biglietto salta fila. La Maraia qua è esigente. Ok ragazzi, siamo finiti in mezzo ai campi, abbiamo trovato anche la Maraia che faceva yoga. Purtroppo noi siamo arrivati in ritardo, quindi non ci siamo riusciti. Ma poi come non si può, cioè come si può non essere felici in questo posto meraviglioso? Hai visto? Vedo, cioè, pazzesco. Sono innamorata, raga. Com'è andata yoga, Kate? Benissimo, proprio... Liberatorio. Sono proprio ricaricata, ma guarda che bella giornata. Io che stavo per uscire con i jeans lunghi, in verità. No, infatti. Lo Steve mi ha bloccato subito. Io dopo se mi no si muore. La sera comunque c'è freddino, ho la giacchettina. È meglio, sì. Ho la giacchettina, nonostante tutto, anche lo Steve un pochino. Cincin, come stanno le gambe? Meglio dai, la yoga, non mi ha ucciso di tutto. Il mio piede c'è ancora. Mi aspettavo tipo che un secondo sentissi tipo crack. Vabbè, ho evitato gli esercizi peggiori, sennò avrei sentito crack. Ho rischiato, però dai, è andata. Oh, che riusciate a sentirmi, ma la situa c'è. Il mondo c'è o no? Yo, what's up? We here, boy. No, aspetta. Se entri la tua gabbia. Guardate, il fisico perfetto qua. Perfetto, bro. Perfetto. Cioè, guarda. Guardate, madonna. Santo Dio. Comunque, tipo, mi sono portato il computer per lavorare, ma penso che... non lo utilizzerò, cioè ora mi pare abbastanza impossibile. Poi non c'è un filo d'ombra, quindi non vedrai niente. C'è caldo. Ho già fatto lo sketch, bro. Ragazzi, adesso andiamo a mangiare a qualche parte, qualche ristorante, in qualche tavola calda. Giusto. Sì. Col caldo che c'è. E niente, dopo si torna, ragazzi. Bella... Oddio, guardate il cappello che è questo qua. Guardate il cappello. Ogni giornata. Alla fine mangiamo qua, ragazzi. Cosa stiamo cucinando? Un sugo freddo con un pomodoro e cose. Vedete che ce l'hanno in frigo. Pomodoro, patatine, salata, grambo di patatine sbriciolata sopra per far consistenza, dare un po' di crunchy. Ragazzi, c'è troppo caldo. Cioè, guardate come mi trattano bene i ragazzi qua, che chef cucina. Chef a domicilio. Mentre lavoro, ho lavorato, e qua i ragazzi di tutto e di più, e acqua, limone e menta, ovviamente. Rigorosamente. Tutto il giardino fresco, chilometro zero. Tutto, anche il tonno? Il tonno pescato stamattina. Avvicini il gatto, per favore. Vado. Strizzato il tonno. Oh. Quello l'ho scatolato e riaperto, perché sai che nella scatolina prende quel gusto da scatola. E la mozzarella immagino sia del tonno, l'avete strizzato? Sì, del tonno, ci ho lasciato il suo latte, tipico latte di tonno. Oh, le. Sapete che il latte di tonno di solito però non è la sperma, tipo. Oh signore. Cosa del genere. Guarda, mamma mia, no? Giovanni e fame che è lo stesso, ok? Beh, è vero. Un bel pranzetto delle 3:10. Adesso cerco. ne abbiamo un botto, butei. No. Gio leva le mani di mezzo. Il lattume di tonno. Non è latte, lattume di tonno, prodotto diffuso principalmente in Sardegna e Sicilia, ottenuto dalla sacca del liquido seminale del tonno maschio. Quindi dai, latte di tonno più o meno c'era. Questo spero. Mamma mia, anch'io voglio la torretta come lui. La punta. Anch'io voglio la torretta. Ma aspetta, ci sono anche il foglio di basilico. Olè. Circa, va bene. Foglio di basilico,
Che bella voglia. Olè. Grazie Giovanni. Ragazzi. Io sto uccidendo. E sono proprio curioso di assaggiare. Acqua, limone, menta, padrone. Fare l'acqua. Ci ha parlato a lungo di quest'acqua. Miracolosa. Anche qua l'acqua, io ho il pozzo. Un pozzo, qui tiro sul secchio. Grazie. Eccoci qua. E allora cincin. Alla pasta col tonno. Alla pasta col tonno. È proprio refreshing. Proprio refreshing. Siamo quasi arrivati, ora si ritorna, non c'è così caldo, sono uscite un paio di nuvolette e la temperatura si è, non so se si è catata, perché la macchina dice 25 gradi e mezzo, quindi peggio di prima. Ma c'è meno sole di prima. Signora, non ti picchia più come prima. No, infatti, le ultime parole famose, ci prendiamo di insolazione. Così. Parcheggio praticamente pieno, adesso siamo arrivati col caldone e si va. Si sente subito, appena arrivati qua, cioè, guarda che roba. Crema SPF everyday. 100K. Non come me. Non ho SPF protezione solare, dico. Everyday, se no. Everyday, se no. Marti Stera vi denuncia. La pelle ti dice ciò. Ecco ragazzi, io avevo fatto il 18° lì in quello spiazzo, però ci avevano lasciato tutto il posto. Vari stand là, principalmente da bere qua, tipo magliette e più artigianato, diciamo, cose da comprare. E il butta fuori, voleva lasciare fuori il ragazzo qua disabile, perché... Discriminazioni fortissime, mancanza di inclusività, esatto. Da denuncia veramente. Esatto. Perché avevi il bicchiere fuori? Si è riempito. Bello, com'è bellissimo, io mi sto divertendo un sacco, sono bella contenta. Cos'è per te Andaro Fest? Oh. Guarda, per me è veramente... Oddio, è difficile da dire in una parola, Sintetizzare, sì. Direi che è l'evoluzione più positiva che esista di Verona. Ok. Te invece cos'è? Per me è voglia di creare una situazione unica insieme. Fantastico, esatto, fantastico. Esatto, anche un po' community, famiglia, è una cosa proprio più... Cioè, ma poi si sente, no? E bello. Secondo voi ci siete riusciti? Beh, sì, totale. Che dico. Cioè, guarda. Ragazzi, sotto gli ulivi la situazione è sempre più fresh. Sempre più fresh. Tu stai cappando? No cap. Assolutamente. No cap. No cap. È regolare. Stavate qua dormendo voi? Un pochino, riposandoci, sì, pomeriggio chill. Allora, tu come descriveresti questo festival? Molto, molto cool. Molto cool. E tu, comunista? Libero. Come un'aquila. E tu invece? Situazione per pochi questa comunque. Musica. E tu invece? Allora, sì, libero mi sa che è una bella descrizione. Ma è già stata usata sta parola. Allora, molto... io direi inclusivo. Ci sta. Un festival libero e inclusivo. L'inclusività qua regna, è ragazzi. È cool. Mentre voi ragazzi, siete pronti per Il Signore degli Anelli a giugno, che torna nei cinema? Oh, cazzo! Ho spostato le lenti per il sole. La metti in bocca, meno bocca. È una lentina che si toglie questa, si sposta. Questi sono come fossero degli occhiali da sole. Pazzesco. Ogni volta scopro qualcosa di più di questa cosa. Boss. Guardate quanta gente che è arrivata. Cioè nel giro di un'ora qua si è riempito. Signori, abbiamo appena visto un cane che è una roba... Poverino, dai. Lo facciamo vedere. No, lo bullizziamo pure. È impressionante. Guarda che c'è un drone là. Pazzesco. Adesso andiamo subito bene. Sì, scusa Lorenzo, cioè grazie della che mi hai fatto la scorta. Adesso ragazzi ci faremo una visita di tutti questi stand. Tu cosa sai dello Yin e Yang? Mi ero dimenticata. Non so assolutamente niente. Cosa devo sapere? Ma hai presente cosa sto parlando? Sì, adesso... sì, le cose, i simboletti, quelli bianchi e neri. Mamma mia, i simboletti bianchi. Mamma, basta. Ecco.
Allora, secondo Kung Fu Panda, dopo questa, no, dopo questa non meriti neanche una spiegazione. Allora, spiegami te. No, non te la meriti. Non se la merita. Ci sono qua, vuoi una cavigliera? Secondo tu, vediamo se sei più orientale o occidentale. Ok. Tu vedi più degli opposti che si attraggono oppure due cose che si complementano? Queste sono le tue domande tra bocchetto. Quindi ovviamente ti dirò che sono complementari. Ah, sei un po' orientale. Bravo, vedi? Come ti piace allora questo festival? Sì, è sempre una certezza, però 2 o 3 orette. Mary? Andiamo! Andiamo! Guarda che c'è gente! Non ti si sente! Guarda quanta gente! Guarda quanta gente! Che sbucano nei campi, sì, veramente, tra le vigne. Sembriamo 2 molesti. Beh, guarda che bello. Mary, vieni qua. Guarda, oddio, ma cioè io ho sti capelli, non mi dici mai niente. Io proprio. Guarda qua il. No, non posso fare miracoli. Fai la simpatica. Basta. Dicevo, oggi domenica, d'ora in poi ogni domenica facciamo il resoconto della settimana per vedere come siamo andati e se ha senso continuare questa avventura. Adesso, numeri alla mano, negli ultimi 7 giorni ho fatto la bellezza di 2645 views, che ti dirò, è tutto merito. Sti cazzi. È tutto merito del video con Maria, 1300 sono di quelle. Poi, watch time, hours, quante ore abbiamo fatto? La bellezza di 145 ore sono state visualizzate, di cui 85 appunto quel video lì di Maria, come ti senti nelle Big Four, che abbiamo capito che ha performato parecchio. Poi iscritti, nell'ultima settimana abbiamo ricevuto 21 iscritti, quindi top, saliti. Poi oggi ne ho persi qualcuno, di la verità ragazzi, cioè non il massimo. Però nell'ultimo mese totale tra quelli persi e guadagnati 37 in positivo, quindi siamo cresciuti di parecchio, bravi. E niente, quindi come al solito io vi invito, se vi piacciono questi contenuti, a lasciare un commentino, fatemi sentire insomma voluto, se no smetto domani. E noi ci aggiorniamo direttamente domani, che come sapete lunedì sono sempre super impegnativi e non si riesce mai a vivere proprio per nulla. Comunque la serata ancora qua è abbastanza lunga, devo ancora cenare, sono le 21:52, la musica è là in fondo, ma noi siamo qua abbastanza collassed tutto il giorno tra il sole, stare in piedi e quant'altro, tra un po' si va a mangiare. Sono tornato a casa, sono quasi le 11 di domenica sera e adesso io devo ancora cenare, penso che mi farò una pizzetta surgelata al fly, perché non vorrà mettermi a cucinare, assolutamente no, non esiste. Ce l'ho? No, voglio la pizza. Ci sarebbero anche gli gnocchi, ma gnocchi vuol dire fare il sugo, tutte cose, e non voglio. Quindi adesso ci facciamo una pizza prosciutto e funghi, semplicissima, cotta in forno a legna, 24 ore di lievitazione naturale, top. Beh, vi dirò che per essere una di quelle surgelate non sembra neanche troppo la peste. Va bene, va molto bene. Niente, quindi adesso mi metto a mangiare la pizza, edito il video della giornata e noi ci vediamo domani.